Oggi nella cucina di Giallo Zafferano vi preparo un piatto che da sempre fa parte della tradizione della mia famiglia, ovvero il baccalà alla vicentina. Cominciamo! La base di questa ricetta è un soffritto che va cotto molto molto lentamente. Partiamo da cipolla tritata, le aggiungiamo in una padella, le sarde che vengono precedentemente pulite e dissalate. Lo scopo è quello di scioglierle durante la cottura, un filo d'olio molto molto generoso e si inizia la lenta cottura. Ecco come si presenta la cipolla dopo la nostra lunga cottura, quindi è bella, dolce, ha perso questo gusto forte di cipolla iniziale ed è ovviamente una parte fondamentale di questa ricetta. Ora ci concentriamo sullo stoccafisso. Come vedete è una particolare varietà, ovvero il ragno. Lo stoccafisso è essiccato e arriva dalle Lofoten. Questa è la migliore qualità che si può trovare in commercio. Ed essendo cuoco di terza generazione, il baccalà alla vicentina, baccalà con una C, fa parte di quello che è il mio DNA. Ovviamente ho grandi ricordi legati a questo, ovvero il momento del bagno. Si mette a bagno per all'incirca 3 giorni, poi ovviamente c'è la soggettività in base a come il prodotto deve essere poi ammollato, bagnato e successivamente poi scolato e lasciato asciugare all'incirca una notte. Ci sono varie scuole nell'ammollo dello stoccafisso. La mia preferita è quella dell'ammollo per 3 giorni, costante, con un goccio di acqua all'interno di una vasca, di un recipiente pieno. Le altre sono quelle di mettere a bagno in una bacinella e poi riporre all'interno del frigo e cambiare l'acqua ogni 6-8 ore. Una piccola ma importante precisazione è che quello che noi chiamiamo a Vicenza e nel Veneto baccalà non è il baccalà vero e proprio, ma è lo stoccafisso. Quindi non il merluzzo fresco o salato, ma un merluzzo essiccato al sole. Ovviamente qui abbiamo un filetto già aperto e anche deliscato, quindi abbiamo tolto tutte le lische presenti all'interno della polpa ed andiamo ora a farcirlo, parte molto importante e forse anche la parte più divertente. Il primo ingrediente, la cipolla, sparsa in questa maniera. Fondamentale in questa ricetta è l'equilibrio della cipolla, quindi non deve essere troppo preponderante, ma deve portare dolcezza all'interno del piatto. Dopo la cipolla, sale, sale grosso in questo caso, e anche qui abbiamo 2 scuole di pensiero, sale grosso oppure sale fino. Mio padre l'ha sempre fatto con il sale grosso e quindi seguo la tradizione di famiglia. Passiamo poi con una leggera pepata. Ed ultimo ingrediente, la farina. Appena appena, giusto un velo, la farina serve per legare in questo caso il piatto, quindi renderlo un po' più cremoso e un po' più omogeneo. Si passa poi a chiudere il tutto, chiuso come un sandwich, e si procede al taglio. Dovremmo ottenere dei pezzi da circa 6 cm. Procediamo ora con la cottura. In questo caso io ho scelto un tegame con una cottura tradizionale nel fornello. Se volete c'è l'alternativa di un tegame di terracotta che andrà cotto poi in forno. Partiamo con il primo step, ovvero un po' di cipolla alla base del tegame ed andiamo subito ad adagiare i pezzi di baccalà pretagliati.
i pezzi devono essere disposti uno accanto all'altro in modo verticale. In questo modo. Dopodiché aggiungo il restante soffritto, un'altra leggera spolverata di farina, sale, del pepe, aggiungiamo del grana padano, anche qui giusto una leggera spolverata, prendiamo del latte, oltre al latte qualcuno aggiunge un goccio di panna, normalmente metà della quantità del latte, per rendere appunto più cremoso ancora quello che sarà il piatto finale. Concludiamo coprendo il tutto con olio a filo. Iniziamo la cottura del baccalà ad una temperatura molto bassa. Dalle mie parti si dice pipare, ovvero quando l'olio crea delle micro bollicine all'interno del tegame, sintomo che la cottura è molto molto dolce. Per una cottura perfetta ci vorranno all'incirca 4-5 ore, cercando di mescolare il meno possibile. Questo è un mio suggerimento, anche perché ci sono molte persone che amano sentire la pezzatura, il pezzo, la bellezza del pesce sotto i denti, e delle persone invece che poi amano mescolare di più, ma questa è una scelta che si può fare poi in un secondo momento. Fondamentale è essere sempre molto molto dolci e toccarlo il meno possibile. E questo è il risultato dopo 5 ore di cottura. Sono dei pezzettoni all'interno, è bello bianco, sintomo che la cottura è stata molto molto dolce ed il profumo allo stesso tempo, e mi ricorda un sacco la mia infanzia. Concludiamo il tutto con una spolverata di prezzemolo. Il prezzemolo, dalla ricetta classica della confraternita del baccalà, perché esiste anche una confraternita del baccalà, viene messo all'interno prima della cottura. In questo caso io preferisco aggiungerlo all'ultimo, dopo la cottura, dopo aver ultimato la cottura, per avere questa sensazione molto più fresca del prezzemolo. Siamo pronti per impiattare. Ecco qua il mio baccalà alla vicentina e, come vuole la tradizione, accompagnato da una fetta di polenta. Non ci resta che salutarci e ci vediamo alla prossima ricetta.